Ehi la ciurma, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Allora, cosa dire, cosa dire? Dovremmo spostarci in un'altra zona. Ah, tra l'altro, Shattered Empire, ci sono delle zone nuove che possiamo esplorare al di fuori di qua dove siamo già. Però potremmo andare là in Empire's Way e... No, il Fast Travel, quanto costa? Me lo dice quanto costa andare qua? 50. E se ci andassi normalmente... Quanto mi costa? 25, conviene allora andarci normalmente, almeno nei posti vicini, forse in quelli lontani no, ma in quelli vicini sì conviene. Niente, andiamoci. Proviamo a tirare giù questi pirati che popolano l'area, questa fazione, non abbiamo mai distrutta una, quindi potrebbe essere... Cosa sta succedendo qua? Oh, ci sono dei pirati là? Sono dei gran casini in giro. Più che altro i forti, non sono sicuro di come riusciamo ad affrontare la situazione. Però allora, direi che non lasciamo perdere tutti gli altri eventi. Andrei a picchiare prima le due navi, vedere come, le tre navi, vediamo come ce la caviamo. E poi... Ah, ok, dobbiamo tirare giù. Tre navi e un forte. Dice, e poi ci sarà il boss. Ok, ah, o tutte le navi o i forti. Boh, vediamo un attimo. Sì, quella che interrompe il commercio, non so se... Ma cosa sta succedendo qua? Un combattimento, tipo, sembra. Ah no, il floating outpost, ok. Possiamo comprare delle provviste, ma non ci danno un granché. Possiamo riparare, ma non ci danno un granché. Questo è salito parecchio, però quindi vuol dire che uno sale solo nel suo ramo di abilità. Allora, proverei ad andare a vedere. Prima libererei un attimo qua il commercio in modo da avere dei prezzi più equi per riparare la nave. Che bella nave. Cribbio è forte come la nostra, sembra, eh. Ma loro quanti sono? Loro sono in 5. Avrà uno scafo bello resistente, mi dà l'idea, eh. E sa fare tanti danni, sembra. Aia! Corri qua e tu ripara quello. C'è la sick bay che è messa male. Cribbio due falle nello scafo. No, forse una sola. No, sono due. Sono due vicine, ma sono due. No, tu torna a guidare per piacere. Tu appena hai fatto, torna là. Tu vai qua. Oddio, no, tu vai qua. Tu vai a curare loro. Aia. Ci siamo, ok. Vabbè, riparare qua sulla Sick Bay. Non credo che ci serva, ma nel dubbio. Tu vai a riparare. Immagino che danno ci hanno fatto delle armi davvero poderose. Ne è morto uno, com'è morto? È caduto fuori bordo forse? O il mortaio? Non si stanno curando correttamente, sembra, eh. Medico, cura te stesso. Via, attenti!
Ok. Ok, è andata. Boh, l'avevano distrutta completamente in pratica. Ok. Tutti andati. Ok. Wanted level, vabbè, 25 ci è andato. Speriamo che sia di meno di quanto paghiamo per ripararci, perché altrimenti è un bel pasticcio. Allora, no, ok, solo 12 per ripararci, quindi ci sta. Vediamo se hanno degli upgrade interessanti. Automatic water pump, ce l'abbiamo. Advanced Crow's Nest, ce l'abbiamo. Hull Armor potrebbe essere un'aggiunta interessante, ma non adesso. Non facciamola ora. Section upgrades. Sempre il solito, va bene, dai. Potrebbe essere interessante poi qua sistemare il discorso dei danni che prende. Possiamo vendere qualcosa dall'Explorer Guild? No, perché è una zona che già conoscevamo. Allora, proviamo ad andare contro. Proviamo ad andare contro un forte, vedere cosa succede. Che dite? O compriamo dei cannoni? Compriamo dei cannoni, dai. Due cannoni non deve essere una cifra folle. Sono 30 l'uno, quindi. No, è qua. Facciamo così. Abbiamo preso il danno così senza far nulla. E ci proviamo. Ma vediamo quale forte può sembrare il più tranquillo. Boh, vabbè, è uguale. Proviamo con questo qua sotto. Ci proviamo, Fearsome dice. Boh, vediamo un po' com'è il discorso. Fa un danno di sicuro incredibile. Allora, o uccidiamo tutti, dice, oppure facciamo. Oppure se distruggiamo le quattro rocce fondamentali. Oh, innanzitutto tu non servi a niente là. No, tu potresti servire. Avremmo potuto comprare un altro mortaio da tenere qua. Sono soltanto in 4, quindi possiamo magari abbordarlo, che è la cosa più comoda. Mega Mortar Hit. No, facciamo qua. Voi anche qua. Quanto danno prende? Un po', ma non tantissimo, sembra. Con questo non sto ben capendo. Medico, tu vai a curare lui e io, che sono il capitano, faccio un attimo di riparazioni. Ok, niente, medico, passa qua, tu ripara la vela, ripara il sartiame. Medico, vai. No, non tu. Tu vai ai cannoni, ok, tu vai qua. Direi che ci conviene più che altro tentare l'abbordaggio. Infatti, aspetta, tu, medico, vai a curare lui nel mentre. No, vai curare lui, che mi ha messo molto peggio. Ok. Riusciamo ad andarci su, per piacere. Medico.
Medico. Ci stiamo mettendo parecchio all'abordaggio perché effettivamente non è così facile. Qua passate entrambi a sparare qua. Perché una è andata, mi sa. Ce la facciamo ad arrivare, porca miseria. Ah, perché non abbiamo più vele. Mi sa che solo noi abbiamo Brace for Impact perché loro sono in una posizione avvantaggiata in questo caso. Vai a curare lui. Ok, adesso ci stiamo avvicinando correttamente, che non avevamo più vele effettivamente. Aspetta, tu cura lui e poi... Uno. E 1-2. Ok, è andato, il forte è stato preso. Ottimo. È stato difficile, abbiamo preso tantissimo danno. Però c'è stato 106, 110. È un buon bottino. No, non ci fa entrare. Andiamo a... Ah, momento entravo dentro l'area di influenza di quel tizio cattivo. Allora... 61, vabbè, comunque alla fin fine ci abbiamo guadagnato. Non capisco se questi devono essere necessariamente delle navi o se possono essere un forte. Proviamo a tirare giù un altro forte, giusto per vedere se la situazione cambia. Andiamo ad attaccare questo, per esempio. No, non ce lo fa attaccare, mi sa. Andiamo ad attaccare loro. Ok. Allora, possiamo prendere il blueprint? Sì. Sono in 5. Però noi tentiamo di avvicinarci, se possibile. Ah, anche loro tentano di avvicinarsi? Un abbordaggio così ex abrupto? Spegnete il fuoco, spegnete il fuoco. Spara là in fretta che magari tiriamo giù uno. No, in realtà no. Dai, andiamoci contro, dai. Che loro ne hanno un po' messi male.
Il mio capitano non è messo benissimo. Dov'è che è? Qua. Dove sono io? Ok, ci abbiamo fatto, abbiamo preso anche il blueprint. 25. Ci sta. Una nave pirata in meno, ne mancano soltanto due e possiamo dichiarare la zona liberata. Allora, andiamo a vedere dove sono le altre due. Una è qua e l'altra è su in cima. Ok, non è necessario andare a fermarci subito al porto, perché tanto non abbiamo preso molto danno. Quindi andiamo direttamente ad affrontare loro. Ok, loro sono molti di più, sono in 6. Però ci manca anche questo blueprint. Voglio dire, proviamo ad avvicinarci un attimo e vedere come va la situazione. Anche loro si avvicinano. No, facciamo anche sparare là dove c'è gente. Aia, tu spegni il fuoco per piacere. No, mi sa che ci conviene abbordarli perché sennò qua affondiamo la nave prima. No, voglio prendere il blueprint. Scusate, ma mi serve il blueprint della vostra nave. Voi smettete di sparare per piacere. Sono tanti e non so se riusciamo a farcela. A me uno è caduto fuori bordo. Chi è che è salito di livello? Boh, però si è messi molto bene in questo momento. Dov'è lui? Cura lui. Non so dove sia, ma curalo. Cura lui, per piacere. Tu scappa. Ma perché stanno tutti fermi se c'è un tizio là? Tu scappa. Ok, è andata. E abbiamo preso anche il blueprint, ottima. Quanti ce ne mancano dei blueprint? Ok, un'altra è andata. Oh, sono curioso sui blueprint più che altro. Dove li diamo? Qua? Ship management. Ah, qua possiamo scegliere le edit weapon layout. Ah, ok. Possiamo mettere dei layout differenti da tenere riservati?
Ah. E tenerli salvati, ok. Buono, però non si possono cambiare rapidamente in un modo o nell'altro. Non è il mio ship, ok. Upgrade, section upgrade, visual blueprint, eccoli qua. Allora, dei cutter ci mancano. Vabbè, partiamo. No, queste sono più grandi. Qua perché non ne abbiamo nessuna di queste? No. Queste sono bloccate. Ah no, queste ce le abbiamo, ma non abbiamo quella nave. Ok. Ce l'abbiamo, ma non abbiamo quella nave. Qua non abbiamo proprio questa nave. Uno di quelli non l'abbiamo neanche mai visto. E non abbiamo, non, cioè non abbiamo la nave e non l'abbiamo sbloccati. Qua invece ne abbiamo sbloccato uno. No, abbiamo sbloccati due, ce ne mancano due, di cui non l'abbiamo visto. Di fregata abbiamo visto questo, l'abbiamo preso, ce ne mancano due. Corvette, che è quello che abbiamo visto solo questo, non abbiamo visto mai incontrato gli altri due. E gli altri non possiamo averceli perché sono di livello più alto. Abbiamo incontrato un altro cruiser e abbiamo visto dei galeoni finora. Ok. Crew management, ok, ah, possiamo cambiare anche i nomi? Molto carino. Fast crew sono quelli che sono morti. Questi due. Poverini. E quest log? Ok. Ah, 6 dobbiamo farne, ok. Tutorial log, ok, no, close journal. Vabbè, detto questo, io vi saluto per questo episodio, può essere tutto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti e una buona giornata.